bersaglio sul pallino, vediamo se decide, quindi dichiara il pallino a Germana Cantarini. C'è l'errore, c'è il bersaglio, ma aveva dichiarato il pallino, quindi c'è il vantaggio nullo in questo caso. Circuito FIB femminile, quindi regolamento tecnico 2013 per l'alto livello. Quando si fa una bocciata sul bersaglio si deve muovere il pezzo dichiarato. Due bocce ciascuno a disposizione, gioca quindi la penultima boccia Germana Cantarini. La Boccia un gioca buon passo. effettuando un Un buon ottimo passo. accosto, prende il punto la Germana Cantarini, fa un bersaglio di tre pezzi con il pallino. Ora cerca di guadagnare la concentrazione la Linda Cristofori, dichiara il punto con la bocciata di volo, possibilità comunque di carambola nei restanti pezzi a bersaglio. Infatti Colpo è è stato così. perfetto, purtroppo C'era l'evento non sono ha portato. stato anche un uccello del malaugurio in questo caso, ma c'era la possibilità di questa carambola. Terzo punto era della Germana Cantarini, quindi resta per lei il punto a terra. Sembra invece ottima la giocata all'accosto della Cristofori Linda. No, non si ferma la boccia, non si Leggermente ferma lunga. la boccia. La Cantarini potrebbe allungare. Siamo ancora alle fasi No, iniziali. assolutamente non 3 possiamo a 1. mai No, no, potrebbe. Io sbilanciarsi in pronostici sempre perché detto, abbiamo visto perdere partite. Sì, 11 a 1. la freschezza della Linda Cristofori va di pari passo comunque con le sue conferme degli ultimi anni. Dimostra di meritarsela tutta la categoria 1, anche la Linda Cristofori, quindi parliamo delle migliori atlete della nostra federazione. E in questo caso sicuramente l'appuntamento è al 12, quindi Io credo che come società Città di Perugia oggi possiamo veramente alla fine della serata, o quasi alla fine della serata, essere di che soddisfatti per finora, dico, per la riuscita della manifestazione. sì, quando fai, lo dico con un senso compiuto. Certo. Quando fai una follia, perché oggi è una mezza follia, perché nessuna società vanta così un grosso benessere, organizzare tre manifestazioni nazionali in un sol giorno con la partecipazione di quasi 400 atleti più gli accompagnatori in 1 o 2 giorni, iniziata ieri con un'anteprima dedicata al settore femminile, peraltro altro non si poteva fare perché erano iniziati i campionati di serie. Dicevo, iniziata ieri grazie alla collaborazione che ci ha offerto nella giornata di ieri la Bocciofila Sant'Angelo Tremendo, Montegrillo. certo. Abbiamo quindi dovuto anche pensare alla logistica, all'ospitalità, a trovare appunto la sistemazione per le persone che ci sono venute a trovare qui a Perugia, durante la kermesse di Eurochocolate, una manifestazione internazionale tra le principali, se forse non la maggior manifestazione che si tiene nel nostro capoluogo, quindi anche con le relative difficoltà in ordine di sistemazione di alloggi, trovare la disponibilità e trovare anche delle convenzioni favorevoli Per gli insomma, atleti, per certo. offrire un servizio che abbia una buona media, insomma, un buon rapporto di qualità-prezzo. Quindi abbiamo fatto degli sforzi Io è organizzativi, qui che volevo abbiamo arrivare. fatto degli sforzi anche di energia personale e sforzi anche economici. Credo che però alla fine lo sforzo sia Alla stato fine, quando ripagato. arrivi alle 5 e mezzo del 5:30, sì. pomeriggio e vedi una buona cornice di pubblico, un Pubblico. buon interesse, la qualità Degli atleti in degli atleti campo. in campo, il bilancio è sempre positivo e Positivo. soddisfacente. Questo sicuramente sì, lo dicevo, era
un piccolo record, certo, riuscire a organizzare questo tipo di manifestazione. Ancora non è finita. Diceva, lasciaci vantare tanto di piccole cose, no? Intanto sentivo in sottofondo la voce del mio presidente che invitava tutti i convenuti. Visibilmente stanco il nostro presidente. Ci sta affiancando in questo momento in giacca e cravatta. Io l'ho visto forse in occasione del matrimonio in giacca e cravatta e basta. Claudio Rossi, ovviamente un amico, qui non ci stanno cariche onorifiche nelle bocce, soprattutto a livelli nostri di società, a livelli così locali, quindi chi si prende degli impegni lo fa assolutamente con spirito di servizio. Abbiamo un presidente oggi, per esempio, che tra ieri e oggi ha cucinato lui personalmente 200 pasti. Io ho provato proprio questa cosa oggi a tavola, è stato in cucina da questa mattina alle 10, penso sia uscito mezz'ora fa. Io penso che chi vuole fare il presidente, chi vuole lavorare nel mondo delle bocce deve lavorare. C'è un detto che non si smentisce mai, vuoi fare, devi lavorare. sicuramente Claudio Rossi è uno che non si tira indietro, non si spaventa mai quando io gli prospetto anche delle situazioni. Ecco appunto l'idea questa di questo, qui, di questo questa triplo di trofeo. Fare tre manifestazioni insieme. Gli ho detto sicuramente ci avremo le difficoltà appunto in ordine alla sistemazione, alla cena, al pranzo, e mi ha detto che ancora un piatto di minestra ce lo garantiva, quindi un plauso a lui in rappresentanza di tutti noi. In rappresentanza di tutti, ma io ho visto che, tornando al discorso delle donne, anche oggi quante donne si sono date da fare. Sì, lo abbiamo detto in apertura di collegamento, è stata occasione recente di un recente argomento anche nel forum delle bocce sul significato della presenza del settore femminile nelle bocciofile. Del mondo femminile. Noi abbiamo toccato anche oggi con mano, che è sicuramente una ricchezza, insomma. Noi senza le nostre donne non avremmo senz'altro aver potuto essere riusciti a realizzare non solo questa ma anche tutte le altre manifestazioni che facciamo nel corso dell'anno. Insomma. E così bene. Oltre ad essere orgogliosi anche del fatto che si cimentino nella competizione, che indossino in questo caso la nostra casacca, abbiamo un bel settore femminile a Città di Perugia, come tu avrai notato, Marco anche molto attivo, vivace, e ci spinge, ci dà stimoli per fare le cose. Intanto c'è Massimo Parretta che mi sollecita, perché giustamente dice gli aggiornamenti diventano vecchi. Con otto corsie lui sta facendo il lavoro, il camminatore per riuscire a avere gli aggiornamenti dalle altre corsie. Appunto sono le prime tornate di gioco, quindi Di Nicola, Savoretti 2-2. Mentre approfittare da questo momento può coprire il rimpresso a destra della corsia numero 1, cercando di dare fastidio agli atleti che giocano, rimpresso aperto di vicino alle altre premiazioni. Chiedo scusa. Scusate per l'interruzione, avevamo un annuncio microfonico sotto. Dicevo, ricapitolando, Di Nicola, Giuliano, Savoretti, Mirko 2-2. Poi abbiamo Agostini Michele, Vitali Walter conduce 4-1 Agostini Michele, Porrozzi che conduce 2-0 su Silvano Girolimini, mentre Gianluca Formicone è in vantaggio per 5-0 su Emiliano Benedetti. L'altra partita, la semifinale in questo caso del circuito FIB femminile, vede l'atleta Pesavento che conduce per 3-0 su Maria Lo Sorbo. Ancora un grazie a Massimo Parretta. Mentre continuiamo adesso, sì, quindi a seguire le bocce giocate. 6-1. 6-1 in favore di Germana Cantarini. Sì. L'arbitro sta misurando punto alle tavole. C'è
c'è un bersaglio, il punto a bersaglio per Linda Cristofori a tavola di fondo, e c'è il colpo sul bersaglio che produce forse due punti in favore di Germana Cantarini probabilmente, ma punto largo, la boccia del primo punto, sì, appunto, c'è spazio a sufficienza per far tentare Linda Cristofori la soluzione, quella giocata all'accosto della sua ultima boccia. Due punti, intanto c'è la conferma da parte dell'arbitro di partita. Lascia scorrere Linda Cristofori la boccia all'accosto. E la boccia è buona, sicuramente è una boccia buona, valida. La boccia che raccoglie il punto. Conquista il punto, riduce lo svantaggio 6-2 per Germana Cantarini. Imposta il gioco la Cristofori, allunga un pochino il tiro, si porta sui 19-20 metri, linea mediana, lungo tavola di sinistra, taglia il campo, cerca di cambiare le simmetrie del gioco alla Germana Cantarini. Buona la boccia che tira, non copre il pallino, però è una boccia che si attesta sui, 20, sui 30 centimetri, leggermente laterale. Intanto non so se si è sentito un applauso provenire dalla corsia 1, dove si stanno affrontando Savoretti contro Giuliano Di Nicola. 4-3 conduce Mirko Savoretti su Di Nicola. C'è stata una bellissima bocciata di volo da parte di Giuliano Di Nicola, con un cambio di colore sul posto. Ha prodotto l'entusiasmo di chi sta seguendo dal vivo quell'incontro. Poi per la cronaca, Mirko Savoretti, per riequilibrare un pochino la giocata, ha colpito subito il pallino, ha portato il gioco a tavola di fondo. Quindi una breve parentesi sul derby aquilano, mentre continuiamo a seguire la semifinale in corso tra la Germana Cantarini e la Linda Cristofori. Giocata regolare quella di Germana Cantarini. Boccia il punto, boccia del punto. Brava Linda Cristofori, la boccia comunque era tutta oltre il pallino, quindi c'erano problemi di scarico, lei è un'ottima bocciatrice, ha la nomina di essere un'ottima bocciatrice. No, ma la Linda Cristofori, ripeto, ha prodotto dei miglioramenti notevoli nel corso del tempo e ha raggiunto e sta raggiungendo veramente livelli di tutto rispetto nel nostro sport. Ora c'è un errore di Germana Cantarini in fase d'accosto, la boccia è corta, tenta ancora la soluzione con la giocata appunto Germana Cantarini, potrebbe infatti essere efficace qualora riesca a superare i tre pezzi corti, potrebbe nascondersi la boccia del punto, vediamo se la boccia è tirata bene, se non è eccessivamente lunga, non si ferma la boccia della Germana Cantarini. Resta il punto a terra per la Linda. Vediamo se riesce a capitalizzare il parziale di questa tornata, il punto a terra. E lì è una posizione della corsia dove le bocce, la corsia stessa tende, c'è una leggera discesa, le bocce non si fermano. Deve correggere un attimo la calibrazione della forza. Classico sali-scendi che comunque c'è un po' in tutti i campi, parliamoci chiaro. Sì, noi li abbiamo rigenerati nel mese di agosto, quindi sono stati rifatti recentemente, si sono attenuate molto le pendenze che ci stavano prima, però ovviamente... Due punti. Qualche difetto la corsia, le corsie l'hanno mantenuto, come appunto qualche minima salita e discesa.
con questi 2 punti si riporta nettamente in partita la Cristofori, perché va sul 6-4, quindi si riporta nettamente in partita, dimostra di essere viva e di avere voglia di arrivare in fondo. Ripeto, io ne sono convinto, quando si affrontano 2 giocatori che esprimono normalmente un ottimo livello di gioco, non mi sbilancio mai nel dire prima. Non era uno sbilanciarsi, ho detto chi può vincere o meno. Cominciava a prendere 6-1 un cospicuo vantaggio. Ora, punto su punto, la Cristofori sta facendo vedere di che pasta è fatta, quella pasta che tu avevi ben evidenziato. Sì, Cristofori Linda sicuramente, ovviamente la Germana Cantarini non ha bisogno di presentazioni. Di lunghe presentazioni, è la tigre di Cremona. E questo basta. Questa della tigre di Cremona me la segno. Potrebbe tornare utile. Sì, un appellativo ovviamente affettuoso, certo, a certo. Una grande campionessa. Buona la boccia. Soltanto però con la terza boccia riesce a effettuare un buon accosto Linda Cristofori, bocciata scomoda. Il gioco sembra semplice, l'appoggio sulla sua. Sì, perché ce l'ha di fatto, ce l'ha quasi tutta coperta, ecco, la boccia del punto, mentre la sua basta muoverla leggermente. Vedi che anche un neofita come me riesce qualche volta a vedere un po' il senso del gioco, sì. No? Tu c'hai un po' di difficoltà perché, diciamola tutta, sei più un bocciatore che un puntista. Sì, sei, sì, diciamo, sì. Diciamo un candidato, bocciatore. Non ti piace il gioco, appunto. Poi giovedì sera avrò il mio bagno, il mio nuovo debutto, diciamo, a distanza di 25 anni. La prima gara che rifaccio dopo 25 anni, giovedì sera avremo questo debutto, vedremo come andrà. Metticela tutta, poi chi ben inizia. Quello l'impegno sarà sempre massimale, hai visto che io mi alleno spesso, quindi a me quando faccio le cose piace farle nel migliore dei modi, il meglio che mi è possibile, quindi poi... Specialmente nel mondo delle bocce si trova gente sempre più forte di te. Quindi, l'importante è dare il massimo. E intanto riprende il punto Germana Cantarini, che come avevamo previsto, giocando sulla boccia corta, l'ha spostata leggermente, 10 centimetri, quanto bastava. Quanto bastava, certo. Per prendere il punto. Ora c'è forse un bersaglio, 3 pezzi addirittura, le bocce corte della... Anzi, Francesco si è messo Cantarini a sorridere perché io l'ho chiamato il classico cluster in gergo biliardistico, si è messo a sorridere, però è la verità, è la verità. Questo sarebbe un colpo sempre pericoloso perché sotto carambola il pallino, anche le bocce, quindi è una decisione adesso difficile quella della Linda. Con l'ultima boccia a disposizione, un po' in difficoltà sul tipo di giocata da effettuare, sicuramente cercherà di stringere un po' la situazione con la giocata all'accosto. In questo caso ci vogliono le mani pulite, perché non deve urtare il terzo punto, perché anche quello basterebbe uno spostamento minimo per aggiudicarsi un altro punto la sua avversaria. Tira comunque bene la Linda Cristofani, tira con eccessiva prudenza, tiene la boccia un po' troppo corta, rimane il punto per la Germana Cantarini, c'è la verifica credo per l'attribuzione del quinto punto.
diciamo che c'è una verifica scrupolosa da parte dell'arbitro. Ricordiamo, è un punto a terra per Germana Cantarini. Suo anche il terzo punto, se riesce ad imprimere una leggera forza sulla sua boccia corta potrebbe realizzare due punti. Tirato bene, si allarga troppo. Impatta la boccia più corta, un punto soltanto, ci indica l'arbitro di partita. Si è avvicinato solo il punto di partenza, quello che era prima. Del resto il gioco era veramente stretto, c'era la possibilità di realizzare almeno due punti, ma era comunque difficilissima come l'esecuzione. E quindi 7-4, incrementa ora il vantaggio Germana Cantarini contro la Linda Cristofori. E di nuovo pallino corto nella sua scelta. Pallino ai 15 metri nella porzione centrale della corsia. Germana Cantarini che sta attendendo che termini la giocata nella corsia a fianco, quindi lascia la sua prima boccia giocata all'accosto. Non si è deconcentrata la Cantarini, realizza un buon punto con questa giocata. Cambia strategia Linda Cristofori, dichiara la bocciata sul pallino. Un po' impreciso l'esecuzione di questo colpo della Cristofori Linda, c'è l'errore. Ora la Linda cambia idea e decide di giocare appunto la seconda boccia. Ottima boccia la sua, che però non conquista il punto. Ora un tentativo con una giocata all'accosto per Linda Cristofori, impatta il secondo punto lievemente, lo sposta in direzione del pallino, ma vediamo che c'è la verifica da parte dell'arbitro di partita se lo spostamento risulta essere sufficiente per l'attribuzione del punto. E comunque il pallino fa bersaglio con il primo e il secondo punto. Punto preso, quello di Linda Cristofori. La bocciata dichiarata da Germana Cantarini sulla boccia del punto. E anche il terzo punto è valido come bersaglio. Ricordiamo però, parliamo del regolamento per l'alto livello, bocciata regolare. Si è spostato il pezzo dichiarato e ora riprende il punto Germana Cantarini. Ultima boccia disponibile per Linda Cristofori. Corta la boccia giocata all'accosto da Linda Cristofori. Siamo a 55 cm dal pallino, gioco a 15 metri. Vediamo se riesce a concretizzare ulteriormente questo parziale la Germana Cantarini. Preso il secondo punto per lei,
ancora una boccia da giocare per la Germana. Guadagna un attimo di concentrazione, lascia la boccia. Forse questa è la tenuta troppo alta. Vediamo che sta riscendendo. Tre punti, sembra che abbia dichiarato l'arbitro di partita, tre punti presi. Infatti è così. 10-4 è quindi il vantaggio sul Linda Cristofori. E ancora pallino corto. Decide così Germana Cantarini. Intanto posso confermare che si mantiene la posizione di assoluto equilibrio nel derby della Virtus L'Aquila tra Giuliano Di Nicola e Mirko Savoretti. 5 pari è il parziale per loro nella sesta partita. Non va la risposta all'accosto della Linda, un punto 40 centimetri laterale, il primo punto quello di Germana Cantarini. Ora Linda Cristofori dichiara il colpo sul pallino, pallino colpito, gioco che si porta quindi alla tavola di fondo e il punto è preso. Non gioca molto il pallino alla Linda Cristofori. Pallino a sinistra e boccia del punto a destra della corsia, oltre 3 metri di spazio. E Germana Cantarini con la seconda boccia a disposizione riprende subito il punto a terra. E ora sono 2 bocce ciascuno a disposizione. Penultima boccia della Cristofori Linda, che riconquista il punto, un punto a 50 centimetri alla tavola di fondo. Intanto comunichiamo che Leonardo Porrozzi supera Silvano Girolamini della boccia fila San Giustese. Quindi primo semifinalista del circuito FIB della boccia fila città di Perugia, Leonardo Porrozzi. Risulta corta e bassa l'ultima boccia giocata dalla Germana Cantarini, resta il punto a terra per Linda Cristofori, ultima boccia a disposizione per lei. E sembra leggermente lunga, infatti un punto soltanto, 10-5 la Germana Cantarini su Linda Cristofori. Ha vinto? Sì, altri. Intanto altri aggiornamenti. Savoretti ora conduce 8-5 su Giuliano Di Nicola, mentre Agostini Michele conduce per 8-7 su Walter Vitali, il giocatore dell'Aper qui del comitato di Perugia, mentre l'altro semifinalista
è Emiliano Benedetti che supera Gianluca Formicone. Formicone che supera Emiliano Benedetti col punteggio di 12-6, così mi conferma il direttore di gara. Quindi abbiamo invertito i numeri. Quindi semifinalisti Leonardo Porrozzi, Gianluca Formicone superano rispettivamente, che hanno superato Silvano Girolemini e appunto Gianluca Formiconi, che ha avuto la meglio su Emiliano Benedetti. Mentre continuiamo a seguire la semifinale, la partita di semifinale del circuito FIB femminile del Città di Perugia, Germana Cantarini che conduce per 10-6 su 10-5 su Linda Cristofori. È stato l'errore in fase di bocciata da parte della Linda e ora prova con la giocata all'accosto. Questo è un erroraccio. C'è la boccia nulla, la boccia tocca la tavola laterale. È proprio quella parte di corsia che richiama molto le bocce in quella direzione. Situazione favorevole dunque per Germana Cantarini, con tre bocce ancora a disposizione, il punto a terra, l'ultima boccia lasciata all'accosto da Linda Cristofori, risulta corta questa boccia, ci stanno circa 55 cm di spazio per aggiudicarsi la partita. 11 a terra e 3 bocce a disposizione per Germana Cantarini. E termina l'incontro, prima finalista del Memorial Giuseppina Rossetti, circuito FIB della bocciofila Città di Perugia. Settore femminile, Germana Cantarini.